È la festa di tutti gli italiani, è la festa della coesione nazionale, è la festa della solidarietà, è la festa delle città, delle comunità, dell'unità. Come oggi ha ben detto nel messaggio ai prefetti il signor Presidente della Repubblica Mattarella. È stato un messaggio davvero toccante, sentito, che ci riporta ai valori costituzionali, cui ognuno di noi deve tendere. E quindi questo 2 giugno rinsalda la memoria di un passato, di quel 2 giugno in cui è nata la Repubblica, ma rinsalda anche i sentimenti costituzionali di oggi. Ce n'è bisogno e la vasta partecipazione di tante persone, di tanta gente, di una comunità che si muove, vuole soprattutto significare che il 2 giugno è molto sentito, la nostra festa è la festa davvero di tutti e quindi anche per la città di Reggio Calabria, per la città metropolitana, è la festa della nostra carta costituzionale, della solidarietà e della coesione sociale, non dimenticando i problemi che ha questa comunità, che ha la Locride, che ha la Piana, che ha la città, ma oggi è anche il momento in cui tutti insieme dobbiamo abbracciare la comune causa dello sviluppo, della crescita, del contrasto all'andrangheta, al malaffare, perché il 2 giugno sia davvero il respiro di un'aria nuova per ogni comunità che desidera crescere nell'alveo dei valori costituzionali, della legalità e soprattutto dello stare insieme in conformità alle leggi. Qui si riscontra una comunità metropolitana meravigliosa, splendida, tanta gente onesta, però ecco, a queste persone noi dobbiamo essere vicini perché è doppiamente presa dal fenomeno dell'andrangheta, questo fenomeno che io ritengo che può essere davvero sconfitto, perché le autorità giudiziarie, le forze di polizia hanno inferto colpi enormi. Se mi consentite, la prefettura di Reggio Calabria ha anche creato le condizioni perché ci sono tanti provvedimenti amministrativi di prevenzione che abbiamo adottato, protocolli di legalità avanzata, protocolli che hanno avuto una grande convergenza anche con le istituzioni scolastiche, con i tanti alunni, i protocolli che hanno interessato non solo il settore degli appalti e quindi della legalità stretta, ma che hanno interessato la violenza contro le donne. Ecco, è un protocollo avanzato in cui ognuno di noi ci ha messo del suo, perché le autorità credono nello sviluppo e nella crescita di questo territorio. Forse mai come in questo messaggio il Presidente della Repubblica ha proprio insistito sul ruolo delle prefetture. Noi siamo davvero contenti perché il Presidente l'ha sempre fatto. Il messaggio di oggi non sta a me commentare, però è un messaggio apprezzato da tutti, perché ha toccato i temi salienti di una comunità che guarda il nostro Presidente con rinnovata e fiduciosa speranza, perché poi dobbiamo declinare i valori costituzionali nell'agire comune, ma nell'agire della quotidianità. Credo che oggi, questo 2 giugno, sia davvero una primavera della nostra Repubblica. A proposito di democrazia, legalità e 'ndrangheta, è dichiarazione di ieri del neo ministro degli interni Salvini, virgolettato, San Luca sarà come Sondrio. Ecco, siccome bisogna andare a votare a San Luca, secondo lei il ministro degli interni indirà delle elezioni straordinarie per San Luca? C'è questa possibilità oppure no? Intanto mi sia consentito di fare gli auguri al nostro neo ministro dell'interno Matteo Salvini, che ama la Calabria, è presente in Calabria, è stato eletto in Calabria e non so cosa si potrà fare, però la circostanza che abbia manifestato così grande vicinanza alle nostre comunità
è un inizio davvero importante e noi credo che noi dobbiamo aspettare, dobbiamo essere fiduciosi perché presto possa venire in questi territori.